Ai posti, benvenuti a tutti e dichiaro aperta ufficialmente la nostra assemblea plenaria del Movimento Lega Nord per l'indipendenza della Padania, voglio e ci tengo a ricordarlo. Quello che ha portato a questa assemblea è l'importanza che attribuiamo alle idee e al progetto e ai progetti. Io credo che il programma che ha messo in tutti questi decenni in essere la Lega Nord abbia addirittura precorso i tempi, ci abbia sempre visto giusto e se c'è stato qualche errore è stato in una fase di attuazione, quindi nulla di quel programma può essere rinnegato. Ma è evidente che noi stiamo assistendo a una rivoluzione del mondo a 360 gradi e quello che era valido ieri oggi può non esserlo più perché la crisi e quello che ha determinato sta accelerando questo cambiamento in una maniera bestiale. Partiamo da quello che è, come si è arrivati a questo risultato. Sono state fatte le assemblee provinciali a cui hanno potuto partecipare, a Bergamo hanno partecipato anche i soci, i sostenitori, oltre ai militanti, via via a salire, poi quelle nazionali. È stato prodotto un lavoro che si è tradotto in 92 mozioni che ieri sono state esaminate dai 7 tavoli dei dipartimenti federali e ciascuno di questi tavoli ha prodotto una mozione che riassume e fa proprie tutti i contenuti delle altre mozioni. Nelle cartellette che vi sono stati dati voi avrete 7 mozioni e ci sono i riferimenti numerici delle mozioni a cui hanno fatto riferimento. C'è una saletta dove se uno vuole può andare a consultarsele tutte sul cartaceo, ovvero può andare a vedersele sul sito. Quindi stiamo di fatto componendo quello che sarà il nostro futuro programma. Faccio due esempi. Federalismo. Io credo che l'intuizione della strada federalista fosse stata un'intuizione brillantissima, nonostante in questi giorni assistiamo sui maggiori organi di informazioni a un tentativo di demolire costantemente tutti i giorni il federalismo. Ieri c'era sul Corriere una bella intervista di un uomo importante della Prima Repubblica che diceva non è il federalismo ad aver determinato dei danni, è il non federalismo che non si è mai realizzato perché abbiamo assistito a un semplice decentramento. E ha ricordato l'inizio della Lega e del nostro progetto federalista. Nessuno cambia la strada, ma quello che è venuto fuori ieri da questi tavoli è solo un esempio. E che se il resto del Paese, attraverso questo Parlamento che ricordo è costituito per 2/3 da persone che rappresentano il centro e il sud del Paese, non vuole fare il federalismo, perché l'ha dimostrato coi fatti, perché noi abbiamo modificato la Costituzione in 53 articoli, è fatta votare dal Parlamento e il popolo ha detto di no. Ma in alcune regioni del Nord quel referendum era passato. Oggi rivedi le stesse proposte che c'erano in quella legge essere fatte proprie da tutti. Il federalismo fiscale e i costi standard all'estero sono stati presi come modello e a casa nostra, dopo averli approvati, li ha messi in un cassetto. E allora la soluzione che è stata individuata e che mi sembra assolutamente accettabile, anzi dovutamente accettabile da parte loro e che anche alle regioni che lo richiederanno, a partire da Piemonte, Veneto e Lombardia, vengono attribuite le medesime funzioni e soprattutto le medesime risorse che sono oggi attribuite alla Regione a Statuto Speciale, a partire dalla Val d'Aosta, dal Trentino Alto Adige. Non vorrei esagerare e dire la Sicilia, perché forse là ne prendono un po' troppi, ma io credo che dopo da allora, avendo anche assumendo anche le competenze riguardo a quello che sono gli enti locali, quindi il problema province e tutto il resto, ce lo risolveremo in casa nostra, sia sotto l'aspetto ordinamentale che elettorale. Io credo che quella sia la strada, perché con quell'autonomia
le tre regioni potranno liberamente costituire la macro regione, e una volta che si è creato Piemonte, Lombardia e Veneto, io sono sicuro che Liguria, Emilia e tutto il resto poi andranno sulla parte che tira la baracca e non quella che si è sempre fatta tirare. Il discorso dell'Europa, altrettanto attuale e importante, quest'anno abbiamo anche le elezioni europee, la Lega nasce come movimento fortemente europeista, ha vissuto una fase di eurocriticità, dei tavoli ieri è venuto un no secco rispetto a quello che è l'Europa di oggi, un'Europa burocratica che non serve assolutamente a niente, è una posizione chiarissima rispetto a quello che è l'argomento che tutti hanno toccato con mano, il discorso della moneta unica europea. E noi riteniamo che si debba uscire dalla logica del sistema dell'euro attuale. Se ci dovesse essere un futuro di una nuova moneta europea, questo futuro deve essere destinato non in termini di stati, ma di aree dell'Europa che sono in grado di garantire a casa propria l'equilibrio di bilancio, perché diversamente noi stiamo pagando attraverso quel tipo di euro anche tutti quelli che sono gli sprechi che alcuni territori stanno facendo. Io sono convinto della qualità del lavoro e voglio ringraziare Federico Bricolo, la Pira Pastore, tutti i capi dei dipartimenti e avendo girato un po' i tavoli, devo dire che la qualità degli uomini che erano seduti a quei tavoli è veramente alta e anche l'età si è abbassata notevolmente. Quindi un grazie veramente a tutti. Ora diamo... diamo il via alle illustrazioni delle emozioni. Consentitemi di chiosare su una cosa. Io sia in termini politici, non so, magari in altri campi magari meno, io sono per la monogamia, non sono per avere la poligamia, e credo che la cosa più bella e più importante che sia stata fatta all'inizio degli anni 90 e alla fine degli anni 80 sia stato da parte di Bossi la capacità di mettere insieme tutte le leghine e leghette che c'erano in circolazione e farla Lega Nord. Quello è stato il nostro punto di forza. E faccio un appello per questo, all'unitarietà del movimento, perché quest'estate abbiamo avuto un momento di tranquillità e abbiamo visto i sondaggi ritornare a crescere. Nel momento in cui iniziano le polemiche, il ciclo si inverte. E allora, a fronte di qualcheduno che magari vuole percorrere un percorso al contrario di quello che ha fatto creare la Lega Nord, con nascite di cose strane e particolari, io ricordo a tutti... ricordo a tutti che come in casa ci sta una moglie, una compagna e non le amanti, in tasca di ciascuno di noi deve esserci una tessera e non 3-4 tessere, perché sono incompatibili. Tutti hanno possibilità di cambiare idea nella propria vita, ma due piedi e una scarpa non ci sono, non ci stanno. E vorrei ricordare, e chiudo veramente, che l'adulterio è un reato anche per il codice penale. In termini politici è ancora più grave. Non c'è più. Meno male, mi è andata bene anche questa volta. Ma in termini politici, la fedeltà e l'esclusività di una tessera, credo che nessuno ti obblighi a prendere quella tessera. Ma ne basta una, e una sola deve essere, e devi tenertela nel cuore. Se vai in giro a prendertene 3 o 4, torniamo veramente nella Prima Repubblica, dove c'erano i funzionari che avevano DC, PSI, PLUP, tutte le sigle le avevano in tasca. Quindi se stiamo uniti andiamo avanti e andiamo fino in fondo, se siamo disuniti andiamo solo a fondo. Grazie. Partiamo col primo dei tavoli, è quello del welfare, detto generalmente perché comprende la sanità e tutto quello che lo accompagna,
e il presentatore della mozione è l'onorevole Fedriga Massimiliano, per gli amici.